Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Goffredo. Questa storia dell'underdog non mi convinceva neanche prima quando l'ha lanciata. È un espediente dialettico, diciamo così, perché ricordo sempre che Alleanza Nazionale, da cui viene la Meloni, ha governato questo paese già nel 94, che negli ultimi 30 anni uomini che vengono da quel gruppo dirigente hanno governato l'Italia, i comuni, le regioni, le aziende. Quindi la narrazione dell'underdog è buffa. Detto questo, c'è una forma di paranoia, secondo me, dall'altra parte, che aiuta la Meloni. Il 2 giugno tanta roba. Esattamente, ti ho vista ieri, ho visto la cosa di Gasparri, eccetera. Ma insomma, che aiuta. Peraltro chiedo scusa, ma sono raffreddato, quindi ho una voce terribile. Qui proprio sei di casa, perché io sono perennemente e posso con avere attacchi di tosse. Non ti starei a preoccupare. Attacchi di tosse improvvisi, non è il Covid, state tranquilli. C'è una forma di paranoia dall'altra parte che aiuta chiaramente la Meloni a tenere viva la narrazione dell'underdog, scemenze come quella del 2 giugno, ma anche secondo me, entro nella questione di oggi. Oggi tra l'altro svelerò anche il mistero del segno della vittoria fatto, perché viene la Russa in studio. Ah, che bello! Arriveremo a ci capire. Ma lui è molto contento, cioè, voglio dire, io l'ho visto ieri alla festa dell'arma. È molto, molto preso di sé, molto felice e anche comprensibile. Cioè, ha fatto segno. L'ha fatto Churchill quel segno, quindi voglio dire. Cioè, io quello ho pensato. Non è stato Hitler, è stato Churchill, quindi tutto sommato possiamo superare anche questo. Peraltro, giusto per dircelo, le gaffe nella storia le ha fatte pure Churchill, perché Churchill fece il segno della vittoria così, alla rovescia. Gli hanno spiegato che il terzo dito. Esattamente, gli hanno spiegato e ha rigirato la V. Per entrare nella questione di oggi, anche la questione della Corte dei Conti, mi sembra un po' sovradimensionale, nel senso che non la vedo come un attacco drammatico alla democrazia italiana, ma una cosa che sta dentro questa fase particolare che l'Italia vive. Ragazzi, Calenda vota con loro, tra l'altro. Sei sicura? Ha fatto un'intervista, poi sai, io sicura. Sicura di Calenda? Sicura non sono mai. Perché mi sembra che in questo momento il problema, ma lo vive questo governo, lo vivrebbe anche un altro governo, eccetera, sia quello di dare una potente accelerata alla macchina. Pensate che su 120 cose che non riusciamo a fare il PNRR, 70 sono attribuibili alla burocrazia e ai lacci e lacciuoli e 50 all'inflazione, quindi voi capite bene che c'è un problema gravissimo. Poi l'Italia ha un pendolo per cui passa dal massimo del giustizialismo al massimo dello sbracco, dovremmo trovare una via di mezzo.